Se vi sedete, ultime premesse, Rosangela. Io vorrei ringraziare, integrare i ringraziamenti di prima, il Teatro Sociale che ci ha aiutato a sopperire a un sacco di problemi, perché veramente... hanno avuto un preavviso di 30 minuti. Quando abbiamo avuto l'allerta meteo abbiamo cominciato a pensare cosa potevamo fare per salvare gli eventi, il maggior numero possibile di eventi. Ho chiamato Gianni Masella e gli ho detto: guarda, ci serve la platea, il ridotto subito, quando? 30 minuti. E ci siamo organizzati grazie a loro, alla disponibilità di tutto lo staff e soprattutto un grande grazie ai volontari del teatro, anche loro. Non hanno avuto preavviso, sono stati cooptati, chiamati e ci hanno aiutato tantissimo, come sempre. It can't happen here. Qui da noi non può succedere. Anno 1934. L'Occidente è stremato dalla Grande Depressione. Avanzano i totalitarismi. Mussolini già governa da un decennio, seguito da Hitler, Stalin. E in America? No, qui da noi non può succedere. E invece succede, almeno nella fanta politica. 1934, il premio Nobel della letteratura Sinclair Lewis immagina l'avanzata del fascismo in America e un presidente molto particolare alla Casa Bianca. What you need, hey. You get what you need, hey. And I went down to the demonstration to get my fair share of abuse, singing we're gonna vent our frustration. If we don't, we're gonna blow a 50-amp fuse. You get what you need. You get what you need. You get what you need. You get what you Chi è Donald J. Trump e perché è presidente degli Stati Uniti? Questa è la ragione per cui ci troviamo qui stasera. 8 mesi al governo già, e mi preoccupa l'illusione diffusa, molto diffusa qui in Italia, in Europa, ma anche dentro la sinistra americana, che Trump durerà poco. Guai
se non capiamo le ragioni profonde di questo evento inaudito. Dunque, chi è Trump? Mediocrissimo imprenditore, figlio di papà. Il valore dell'azienda oggi è grosso modo il valore dell'eredità che ricevette dal padre palazzinaro. Edilizia e casinò, i suoi due mestieri originari, sono due business dalla reputazione poco raccomandabile anche in America. 6 volte ha fatto bancarotta, 0 tasse praticamente. Questo lo chiamiamo corporate welfare, il socialismo dei miliardari, fatto di sovvenzioni, esenzioni fiscali per le grandi imprese. Ma quanto esattamente paghi di tasse non lo sappiamo perché, fatto senza precedenti anche questo dai tempi di Richard Nixon, si rifiuta di divulgare le sue dichiarazioni dei redditi. È stato inseguito da processi per truffa, per esempio la Trump University, che vendeva a caro prezzo diplomi patacca. Però la svolta arriva con un successo vero, The Apprentice, reality TV show malamente copiato in Italia da Briatore, non ho mai visto la copia. L'originale è stato uno dei più grandi successi della televisione americana in termini di audience. E lì Trump scopre il suo vero mestiere, è uno showman. Poi c'è la svolta politica, quando comincia a tastare il terreno di una possibile candidatura, lo fa nella campagna elettorale precedente, quella del 2012, quella in cui poi fu Mitt Romney, l'avversario di Barack Obama, e lui, Trump, cavalca il cosiddetto movimento birther, quello cioè che diffonde la menzogna infame, disgustosa, di Barack Obama nato in Kenya, musulmano, in quanto straniero ineleggibile, usurpatore del titolo. È una specie di ballon de sé. E poi gli altri temi che comincia a lanciare, il muro col Messico, il protezionismo contro la Cina. America, third world country, siamo diventati un paese del terzo mondo, qui si sfascia tutto e andiamo in giro per il mondo a fare guerre con la pretesa di raddrizzare i torti altrui. Non ha vinto l'elezione, perché dal punto di vista dei numeri assoluti Hillary Clinton ha avuto 3 milioni di voti in più di lui, ma li ha avuti nei posti sbagliati. Troppi voti nelle roccaforti democratiche come New York, la California, dove ha vinto con percentuali vicine al 70%, e alla fine piccoli spostamenti in 5 stati chiave, 5 stati industriali del Midwest, dal Midwest Michigan fino alla Pennsylvania, hanno portato lui alla Casa Bianca. Spesso gli stessi operai che avevano votato 2 volte Obama, questa volta hanno scelto lui. C'è stato sicuramente dietro anche una recrudescenza del razzismo, una sorta di reazione a 8 anni di un presidente nero, e del resto lui ha subito sdoganato la cosiddetta alt-right, la destra alternativa, cioè la destra estrema, neofascisti, neonazisti, Ku Klux Klan. Ha vinto perché ha convinto tanti americani di essere un outsider, in quanto imprenditore, quindi non ceto politico, definizione infame anche negli Stati Uniti. Ha convinto di essere un protezionista vero, uno che proteggerà il nostro lavoro, la nostra sicurezza, la nostra identità. Lo hanno aiutato il disprezzo iniziale dell'establishment nei suoi confronti, e l'attrazione fatale di noi, dei media, che più lo attaccavamo e più ci concentravamo solo su di lui e davamo visibilità solo a lui. Ricordiamoci che lui ha speso una frazione di quello che ha speso Hillary Clinton in campagna elettorale. I poteri forti del capitalismo avevano puntato sulla sua avversaria. I brani musicali stasera li ha scelti tutti lui. Siccome un anno fa, a quest'epoca, mi stavo seguendo la sua campagna elettorale, i suoi comizi, che erano degli happening divertenti, bisogna avere il gusto dell'orrido, ma molto divertenti, e come si suol fare, lo fanno tutti, non è solo lui che lo fa, ma nell'attesa che arrivi il candidato, e l'attesa con lui poteva anche essere 1 ora, 2 ore, il pubblico, già peraltro abbastanza eccitato, veniva scaldato con delle colonne sonore. Lui sceglieva dei brani particolari
Tutti i cantanti, gli autori che sentirete stasera lo hanno diffidato formalmente. I legali dei vari cantanti che vi dirò gli hanno mandato delle diffide. Non usare queste canzoni. Se n'è fregato, lo ha fatto lo stesso. Ecco, io sono tornato a Detroit e ho l'intenzione di tornarci anche molto presto a intervistare proprio quegli operai che sono stati decisivi per la sua elezione. E queste sono le cose che mi hanno detto. I voted for Donald Trump and I'm extremely happy with the job he's been doing since he took office. I think he's doing a great job of reducing the size of government and prioritizing what federal government should do. Vediamoci. Parliamone pure. A condizione però che l'articolo sia oggettivo. Voi giornalisti non dite la verità su Donald Trump. Lo abbiamo eletto noi operai e lui ci sta aiutando. E come? Lui non è che fa quello che dice. Vuole veramente mantenere le promesse che ci ha fatto. Non è come gli altri uomini politici. In fondo, il problema è quello. Il problema sono gli uomini politici. Lui è diverso. Io ho votato per Donald J. Trump e ne sono fiero. Lui è contro l'immigrazione clandestina, contro la concorrenza sleale dei cinesi e contro i terroristi islamici. È l'uomo perfetto per l'America. Abbiamo bisogno di più posti di lavoro e devono essere pagati meglio. Tutti gli americani devono avere le stesse opportunità, altrimenti ci saranno sempre più diseguaglianze e saremo un popolo sempre più diviso. Io ho votato per Donald J. Trump e ne sono fiero. Non c'è nulla di male ad avere un esercito forte. Anzi, è importante. L'esercito dà una formazione vitale. Educazione, disciplina, rispetto dell'autorità. Dobbiamo assolutamente controllare e far pagare le tasse a tutte le persone che vengono a vivere nel nostro paese. Dobbiamo assicurarci che vengono qui perché amano l'America e non per farci del male. Ah, e un'ultima cosa. Donald Trump non è stato eletto per essere il presidente del mondo. Lo abbiamo eletto perché difenda noi americani. Lo scriva questo nel suo articolo. Non c'è più bellezza se non nella lotta. Nessun'opera che non ha un carattere aggressivo può essere considerata un capolavoro. La poesia deve essere concepita come un violento assalto contro le forze ignote per ridurle a prostrarsi davanti all'uomo. Noi vogliamo glorificare la guerra, sola igiene del mondo, il militarismo, il patriottismo, il gesto distruttore dei libertari, le belle idee per cui si muore e il disprezzo della donna. Noi vogliamo distruggere i musei, le biblioteche, le accademie di ogni specie e combattere il moralismo, il femminismo e ogni viltà opportunistica o utilitaria. Noi canteremo le grandi folle agitate dal lavoro, dal piacere o dalla sommossa. Canteremo le maree multicolori o polifoniche delle rivoluzioni nelle capitali moderne. Canteremo il vibrante fervore notturno degli arsenali e dei cantieri incendiati da violente lune elettriche. È dall'Italia che noi lanciamo nel mondo questo nostro manifesto di violenza incendiaria e travolgente. Ecco, siccome al Festival della Comunicazione di Camogli abbiamo un pubblico molto colto, tutti hanno già riconosciuto il manifesto futurista e sanno anche che non lo scrisse D'Annunzio, ma
Marinetti, che però attinse ampiamente alle idee d'Annunziane. Riletto oggi, quel manifesto descrive non tanto Trump, ma i jihadisti sì. Ripensate a quelle parole: distruzione dei musei, delle biblioteche, il maschilismo, il sessismo sfrenato, l'esaltazione della violenza. Qualcuno oggi osa parlare di islamofascismo. Così lo ha definito Hamed Abdel Samad, intellettuale egiziano, esule in Germania, il cui libro è stato rifiutato da molti editori, non solo nei paesi musulmani, da molti editori occidentali, per paura. E adesso saltiamo a un'altra epoca, anni 60, Like a Rolling Stone, Bob Dylan. You dress so fine, you threw the bombs of dime in your prime. Didn't you? People call, say beware, doll, you're bound to fall. You thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't be so proud about having to be scrounging for your next meal. How does it feel? Oh, how does it feel to be without a home? A complete unknown, like a to the final school arrive. It's lonely, but you know you only used to get just to it. Nobody's ever told you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise with the mystery trap, but now you realize he's no selling any alibis. Stare into the vacuum of his eyes and say, do you want to make a deal? How does it feel? Oh, how does it feel to be on your own in no direction? How does it feel to be on your own? Come ti senti a essere da solo, abbandonato? Devi arrangiarti, non contare su nessuno. Questa è una canzone terribile di Bob Dylan, una delle più amare. Segna, anticipa anzi, la fine del sogno degli anni 60, del solidarismo. Tant'è vero che fu una canzone talmente sgradevole che Joan Baez, che era stata la sua compagna, continua a rimproverargliela ancora oggi. E in un bellissimo documentario sulla vita di Bob Dylan, di Martin Scorsese, c'è una lunga intervista di Joan Baez, ormai piuttosto anziana, con quasi altrettanti capelli bianchi di me, che continua a battere su contro quella canzone del premio Nobel. Sì, how does it feel to be on your own? Le promesse tradite della globalizzazione. Doveva renderci tutti più ricchi, almeno nei proclami del pensiero unico neoliberista. E ci credette anche la sinistra di governo.
Bill Clinton, Tony Blair sono stati tra i grandi artefici dei trattati di libero scambio. Barack Obama, fino all'ultimo. L'anno scorso, prima di andarsene, fece in tempo a firmare un trattato di libero scambio con l'Asia Pacifico e voleva firmarne un altro ancora con gli europei, il TTIP. La globalizzazione ha mantenuto metà delle sue promesse. Una metà sì, la metà fatta ai paesi emergenti, perché non c'è dubbio che Cindia, tra Cina e India e i loro satelliti, in questi ultimi 25 anni o 20 anni, da quando la Cina soprattutto è entrata nel WTO, cioè al 2001, hanno visto nascere un ceto medio di 700-800 milioni di persone. Certo con dei costi immensi, per esempio la distruzione ambientale, ma non possiamo noi, che viviamo in questo benessere, permetterci di disprezzare l'immenso salto di tenore di vita che è accaduto in quei paesi, grazie alla globalizzazione. Ma qui da noi è stata una macchina da impoverimento, ha smantellato la classe operaia, distrutto gran parte del manifatturiero e adesso tocca al ceto medio. L'impoverimento è arrivato. Tra le cause, senz'altro il ruolo di regole fiscali abnormi, perniciose, perverse. Le multinazionali che possono scegliersi delle sedi sociali dove non pagano tasse, spostare magicamente profitti fatti in un paese e farli riapparire in un altro dove la tassazione è quasi zero. Avete letto di questi giorni che finalmente l'Europa sta cercando di fare qualcosa contro i padroni della rete, Apple, Google, Amazon, Facebook, che praticano questo gioco sottraendo centinaia di miliardi di tasse alle nostre collettività, perché quello che non pagano loro lo paghiamo noi. Ma non è solo una questione di web tax e di giganti dell'economia digitale. Tutte le multinazionali fanno questo gioco. È la rapina del secolo. E non riesco a capire, non voglio entrare qui in polemiche italiane, ma non sono mai riuscito a capire il servilismo di Renzi nei confronti di Marchionne, che è un esponente di quella logica, è oligarchia feudale. Marchionne fa questo gioco nel suo piccolo, perché in confronto alla Apple stiamo parlando di un nanerottolo, però la Fiat, che ha dissanguato il nostro paese, il contribuente italiano ogni volta che aveva bisogno di aiuti, al momento buono, sedi sociali, Londra, Amsterdam, via le tasse da qui. Siamo in una stagnazione secolare che crea l'inversione generazionale. Per la prima volta in Occidente la generazione dei figli è più povera di quella dei genitori. E questo impoverimento, questa inversione generazionale, Jacopo la vive, Jacopo quello vero, nella sua vita di tutti i giorni a New York, che è questa vita qua. Buonasera, mi chiamo Jacopo e questa sera sarò il suo cameriere. Tra i piatti del giorno offriamo le trofie al pesto, gli stracci al tartufo nero, le bracciole al latte e il branzino al sale. Mi raccomando, quando ha finito si ricordi di lasciarci la mancia, il 10, il 15 o il 20% del totale, se è soddisfatto del servizio. Sì, sapete, il nostro stipendio orario è di soli $7 l'ora. $7 l'ora. Con gli affitti che paghiamo a New York, con $7 l'ora non sopravviverebbe nessuno. Alla Sorbona questo non me l'avevano insegnato. Mi sono laureato in filosofia in una delle università più importanti d'Europa e guadagno $7 l'ora. Certo, ho deciso di inseguire i miei sogni e di fare l'attore, e per questo bisogna faticare, almeno così si dice. No, ho fatto qualche TV show, qualche film. Ho persino fatto una pubblicità che è stata affissa su un grattacielo di Times Square. La produttrice di Sex and the City è una cliente regolare. Prende sempre il risotto al limone e un bicchiere di prosecco. Mi ha promesso che mi farà fare un provino.
mira, Riccardo, por favor, limpiame la mesa dos y dame plato del postre con cuchara la mesa cuatro, por favor. Muchas gracias. Ah, e poi ci sono loro, quelli che chiamiamo i bus boys, messicani, ecuadoregni, venezueliani. Riccardo, il mio bus boy di questa sera, mi ha raccontato che a Caracas lo hanno scippato 5 volte sotto casa sua. Per questo è venuto qui a New York. Non parla ancora bene l'inglese, ma qui lo pagano. La metà di quello che guadagno io, ma lo pagano. Allora, mi diceva, branzino al sale o trofi al pesto? Say that you want to be free, but you'll come running back. And see, you'll come running back. Yes, baby, you'll come running back. You'll come running back to me. Time is on my side. Yes, it is. Oh, time is on my side. Yes, it is. Time is on my side, dei Rolling Stones. Il tempo è dalla mia parte. È quello che pensava la sinistra americana ancora un anno fa, convinta che l'evoluzione etnica avrebbe reso sempre più minoritaria la fascia degli elettori conservatori. E l'idea di una inevitabilità della società multietnica, una specie di determinismo demografico che fa sentire i bianchi accerchiati a casa propria. E quelli si sono vendicati votando per l'altra parte. L'America può richiudere le sue frontiere. Lo fece già in passato. Non raccontiamoci la favola di chi non conosce la storia degli Stati Uniti. L'America è sempre stato un paese di immigrati. Questa è una semplificazione da ignoranti. L'America è un paese che nasce prima di tutto da una colonizzazione, un genocidio della popolazione locale. Poi comincia l'epoca dell'importazione di schiavi dall'Africa, che con l'immigrazione non ha proprio niente a che fare. E anche quando l'America del boom industriale, della rivoluzione industriale, comincia ad aver bisogno di manodopera e ne importa tanta dalla Cina all'Europa, conosce anche dei momenti di brutale chiusura. Brutale chiusura delle frontiere. Ad esempio il China Bill, quando a un certo momento decide con una legge federale di vietare l'ingresso di un solo cinese in più, dopo che i cinesi avevano costruito la ferrovia transcontinentale tra California e la East Coast. Si può tornare indietro, certo che si può. E allora dobbiamo chiarirci quali errori alimentano la xenofobia? Come abbiamo consentito il mostro Donald J. Trump? E qui, quando arrivo a questo tema, vi avverto, compare un avviso luminoso, e perdo la metà del mio pubblico normalmente. Si crea disagio, sono temi tabù, di cui facciamo una fatica enorme a parlare senza autocensurarci. Perdo anche amici, parenti che stasera ci sono in sala. Allora, non illudiamoci che grazie alla vittoria del meraviglioso Emmanuel Macron, che ha bloccato Marine Le Pen in Francia
e grazie alla probabile vittoria alle legislative tedesche di Angela Merkel sia già finita quella storia lì. I populismi sono una cosa del passato, il Brexit, Trump, vabbè, però ormai l'onda è già nel riflusso. Allora, scusate, Emmanuel Macron, che il giorno della sua incoronazione ha fatto suonare la nona di Beethoven per dire quanto era europeista, appena insediato all'Eliseo ha deciso di mantenere il muro di Ventimiglia e di fare tutto il possibile per danneggiare gli italiani. Protezionismo contro gli investimenti italiani in Francia, dopo che i francesi hanno comprato tutto in questo paese, dall'alta moda fino... Questo è l'europeista. Questo è il grande europeista che sarebbe la nostra speranza. Io propongo Emmanuel Macron di chiamarlo Emmanuel Trompon. Ok? La Merkel. Qui parliamo di cose serie. Quando si comincia a parlare della Germania, il tono diventa già più misurato. Personaggio notevole a modo suo, però guardate che la Merkel che si appresta a rivincere le elezioni legislative tra poco è molto diversa dalla Merkel del 2015. Parla un altro linguaggio. È risalita alla grande nei sondaggi perché è cambiata da così a così sul tema dell'immigrazione. La grande apertura del 2015 adesso si è tradotta in un accordo con gli Erdogan, pagato dall'Unione Europea 3 miliardi di euro l'anno, se ne occupa lui, li trattiene lui, la via dei Balcani si è chiusa. La Merkel 2017 è un'edizione aggiornata, riveduta e corretta. E la svolta avviene con il Capodanno di Colonia. È uno dei momenti chiave per capire perché lei è passata da una posizione all'altra. Il Capodanno di Colonia, vi ricordo, è quell'evento che è meglio non sottovalutare, in cui il terrorismo non c'entra niente, proprio niente, la jihad non c'entra niente, è un Capodanno di festa in cui donne tedesche vengono sistematicamente aggredite e molestate da immigrati prevalentemente turchi o del Medio Oriente, prevalentemente di religione musulmana. Io questa sera non mi sto autocensurando. Però i media tedeschi, dopo il Capodanno di Colonia, si autocensurarono per giorni e giorni e giorni e non dissero nulla. Ci volle molto tempo prima che le denunce alla polizia delle donne arrivassero col contagocce e che i media tedeschi osassero dire quello che era accaduto. E non fu un'eccezione. Allora qui vi voglio raccontare la storia di una mia amica di Berlino, che più o meno mia coetanea, è una tedesca che è cresciuta a Berlino Est, è cresciuta nella Germania Est. E mi dice che nel suo quartiere di Berlino Est lei non può più uscire da sola la sera o rientrare da sola a casa la sera tardi. E mi dice anche che di quello che sta accadendo nel suo quartiere alla televisione tedesca praticamente non c'è traccia. Non si parla di aggressioni, certamente non si dice se sono connotate, avvengono ad opera di certe comunità di immigrati. E allora lei continua e mi dice: a me sembra di essere tornata nella Germania Est, perché io sono cresciuta da bambina, da ragazzina, in un paese dove lo decideva Erich Honecker che cosa potevamo sentire alla televisione. Certe notizie le dovevamo indovinare noi, a seconda del linguaggio che usava il presentatore del TG potevamo intuire qualcosa di vero di ciò che era accaduto. E adesso, mi dice, succede la stessa cosa. Quando la presentatrice del TG a Berlino mi dice che c'è stata un'aggressione col coltello, col pugnale, è un linguaggio in codice, sappiamo di che si tratta, ma dobbiamo noi cercare di decifrare dall'autocensura. Vedete, a ogni strage, e qui passo a un altro tema, perché sono due temi ben distinti, a
Ogni strage terroristica, Parigi, Bruxelles, Nizza, Londra, Berlino, Manchester, Barcellona, il riflesso pavloviano nei nostri talk show è che bisogna subito dare la colpa a emarginazione, povertà. Colleghi miei, che in occasione di queste stragi partono, prendono l'aereo da Roma Fiumicino verso il luogo dove è accaduta la strage, l'articolo lo scrivono già in aereo. Prima ancora di aver visto il luogo della strage, stanno già usando termini come ghetto, razzismo. Mai nei documenti dei jihadisti, che i giornalisti dovrebbero fare la fatica di leggere, appaiono questi temi. I jihadisti sono fecondi e facondi nella loro propaganda, padroneggiano i social media, ci raccontano la loro ideologia continuamente, 24 ore su 24 escono proclami della loro ideologia. Mai una volta che ci troviate temi come disoccupazione giovanile, razzismo verso gli immigrati, sfruttamento economico. Sono totalmente estranei alla loro ideologia. Quello che odiano di noi è lo Stato di diritto. È lo Stato laico che mette tutte le religioni sullo stesso piano. Sono i diritti delle donne. Questo è l'Occidente che vogliono distruggere. Dello sfruttamento degli immigrati nelle banlieue non gliene frega niente. Non ne hanno mai parlato. Invece noi continuiamo a ripeterci che è colpa nostra, che ce lo siamo meritato, che è un castigo per le ingiustizie commesse, anche se il 99,9% dei poveri non si sognano di usare la violenza. Questa è una storia che alcuni di voi mi hanno già sentito raccontare, perché qui c'è un pezzo della mia vita vissuta e quindi non rinuncio facilmente a questo. Io sono cresciuto in Belgio. E perciò ero indignato quando, ricordo ancora che mi trovavo al seguito di Obama a Cuba, in un giorno che doveva essere meraviglioso, il disgelo diplomatico tra Stati Uniti e Cuba, 22 marzo, arriva la notizia della strage di Zaventem, l'aeroporto di Bruxelles, e contemporaneamente nella stazione del metro di Malbec. E subito ho cominciato a vedere apparire le solite scemenze sui ghetti di immigrati. Io i ghetti di immigrati me li ricordo benissimo, perché da ragazzo, da adolescente, andavo, grazie a un sacerdote che ci faceva corsi di religione, andavo a fare il doposcuola per i figli degli immigrati. I ghetti c'erano, parlando degli anni 70. Certo che c'erano i ghetti degli immigrati, ci vivevano i nostri, siciliani, calabresi, sardi. Io sono nato nel 56, il 56 è l'anno della strage di Marcinelle, miniere di carbone, centinaia di minatori morti, la maggioranza italiani. Quelli erano immigrati discriminati, sfruttati. Non potevano iscriversi ai sindacati operai belgi, non avevano diritto di voto. Mai nessuno di loro si sognò di usare la violenza. Mai. Si organizzarono, i comunisti si iscrivevano alle sezioni del PC all'estero, i cattolici alle ACLI, fecero delle battaglie memorabili, conquistando dei diritti per se stessi e per tutti. Il Belgio oggi è uno dei paesi multietnici più integrati, dove gli extracomunitari anche hanno il diritto di voto, dove ci sono deputati musulmani nel Parlamento di Bruxelles, dove c'è un'integrazione per cui all'ULB di Bruxelles ci sono professori, docenti universitari che sono immigrati, marocchini, tunisini. E io me li ricordo anche loro, perché i ragazzi a cui facevo doposcuola non erano. Gli scienziati definiscono quest'era l'antropocene perché è la prima volta che un'era geologica è definita dall'impatto dell'essere umano, e parlano di sesta estinzione per la velocità con cui stanno scomparendo specie animali, marine, flora, a migliaia. La quinta estinzione fu quella in cui scomparvero i dinosauri, perché la teoria più accreditata è quella dell'impatto dell'asteroide, non che l'asteroide ammazzò i dinosauri schiacciando, ma cambiamento climatico. L'impatto dell'asteroide, cambiamento climatico, e la Terra non fu più abitabile per quel tipo di specie. Adesso, nella sesta estinzione, l'asteroide distruttivo, purtroppo, siamo noi. E allora, fatemi concludere, qui nella mia Camogli
davanti al bellissimo mare dei miei antenati, ricordando che purtroppo nell'età del caos Trump il mare lo vuole dipinto di nero, ma sono in troppi ad averlo preparato, assecondato, tollerato. E allora, paint it black, dipingilo di nero. Giallo, cantautrice, fresca vincitrice del premio Bindi. Grazie. Valentino Corvino, maestro Corvino, agli archi, alle tastiere, orchestrazione. Jacopo Rampini, attore e cameriere, cameriere e attore. Alla regia, Angelo Generali. Grazie Camogli. Federico Rampini. Con Federico, Jacopo, Valentino, Roberta e Angelo chiudiamo questa sera la quarta edizione del Festival della Comunicazione. È ormai una tradizione, siamo giovani, 4 anni, che il nostro festival si chiude con Federico Rampini. Noi siamo orgogliosi, siamo felici di avere Federico, di avere tutti loro, di avere questo splendido spettacolo in questo meraviglioso teatro, e noi continueremo il festival con loro, con Federico, il prossimo anno. Grazie a tutti. Grazie.
Francesco Olivari, sindaco di Camogli, grazie Rosangela. Io sono commosso per quello che avete fatto, abbiamo fatto tutti insieme questi giorni. Giorni splendidi, meravigliosi. Grazie a tutti. Ce l'avete fatta anche stavolta, grande successo, grande, grande festival.